riserva a Sua Altezza Eminentissima il Principe e Gran Maestro del Sovrano Militare Ordine di Malta, che ha aperto le porte di questa sede così prestigiosa e ci ha onorato anche con la sua presenza. Poi all'ambasciatore Zanardi Landi, al promotore di questa serata, Angelo Chiorazzo, che ha tanto insistito che, come dice il Vangelo, ho dovuto acconsentire per non sentire più le sue insistenze. Agli editori, alla San Paolo, rappresentata qui dal direttore Don Simone Bruno e da Pino Chipinti, ai relatori che mi hanno preceduto e che ci hanno illustrato, hanno illuminato con i loro interventi, e a tutti voi che con la vostra simpatia e amicizia ci avete onorato con la partecipazione. La considerazione. Attraverso il titolo Un uomo che tende le mani, ho voluto dimostrare che Paolo VI è stato tormentato per tutta la vita dal problema della frattura fra il mondo contemporaneo e la Chiesa e ha tentato in tutti i modi di ridurre questa distanza che si era creata. Riconosceva Montini che il prete suona la campana ma nessuno ascolta. Per questo, come ha ricordato Impagliazzo, la Chiesa deve venire a dialogo col mondo in cui si trova a vivere. La Chiesa si fa parola, la Chiesa si fa messaggio, la Chiesa si fa colloquio. E badate, non si trattava solo di cambiare le parole, cioè di trovare sinonimi facili al posto del latino e di termini che l'uomo d'oggi non capisce più. Ha stimolato la Chiesa a guardare il mondo con una simpatia, anche questo ha ricordato in Pagliazzo, una simpatia con la quale non l'aveva mai guardato prima. Come ha ricordato anche da Milano, il mondo devo imparare ad amarlo veramente, così com'è. Però il mondo, la società sono andati per un'altra strada, sempre più lontana dal riferimento al Magistero e al Vangelo. E ancora da Arcivescovo di Milano si domandava, ma l'Italia è ancora cattolica? Accontento subito il dottor Letta. Soltanto oggi pomeriggio ho scoperto un'altra perla. È di poche ore fa. E basterebbe soltanto questa per un altro libro, ma sempre col permesso di Don Simone. Sentite cosa scriveva nel 1958. L'evangelizzazione è diventata estremamente difficile. Forse è più facile in terra di missione che nelle nostre città. Come si fa ad avvicinare i lontani? Si pesca con l'amo o con la rete? Con la cultura o con la carità? Con gli anatemi della severità o con le beatitudini della speranza? Con l'esempio o con la parola? Con l'azione o con la preghiera? La questione è intricata e ardua, ma il mondo contemporaneo non presenta soltanto difficoltà all'evangelizzazione, presenta anche facilità e molte. Se il pastore si muove, esce, cerca, chiama, soffre, non resta senza fortuna. Papa Francesco parla di chiesa in uscita. E qui siamo nel 58. Questo uscire è tremendo, perché è un tentativo di novità, una fatica non prevista, uno sforzo snervante, un rischio immancabile. Dove si va? Come si cerca? Ma poiché non era
pessimista, chiude dicendo: cercare non è cedere, è amare. Le mani di Paolo VI. Monsignor Camaldo ricorda, anche Don Stefano ricordano, un lungo articolo di Monsignor Noè, maestro delle cerimonie, sulle mani di Paolo VI. Si è soliti dire che noi, soprattutto popoli mediterranei, parliamo anche con le mani, ma basterebbe mettere in fila tante fotografie di Montini per vedere plasticamente come parlava con le mani, la mano che stringe con forza e calore l'altra mano, che accarezza volti, che abbraccia, diventa segno di volontà di dialogo, di apertura, di contatto, segno di fraternità, quella che lui chiamava l'intelligenza delle emozioni, che vuole realizzare un incontro tenero, amoroso, delicato, autenticamente umano. L'augurio, c'è un epigramma di Giuseppe Giusti che ti tenga lieve sul palmo della sua mano. Possano le tue mani essere sempre impegnate, che le tue mani possano essere sempre tese per amicizia e mai per bisogno. Grazie.